Signore e signori, in anteprima per voi il nuovo Jeep Wrangler JL. Starete pensando che ho Garage K? No, no, nemmeno un po', miei cari. Iniziamo col dire che il Dodge K eredita solo il tappo del serbatoio e la J nel nome. Il telaio è stato completamente rivisto e corretto, simile nella zona anteriore e più stretto dietro per consentire la nuova collocazione degli ammortizzatori, che ora sono fissati all'esterno dei longheroni e inclinati verso il posteriore, una posizione che li fa lavorare molto meglio. I ponti rigidi sono dei Dana rinforzati di nuova concezione, più larghi di 2,6 cm, i differenziali sono bloccabili manualmente nella versione Rubicon e infine il sistema di sgancio della barra antirollio anteriore è stato migliorato e ora dovrebbe essere più resistente. E come se tutto questo non fosse già abbastanza? Le coperture in alluminio paracalore degli attacchi dei puntoni, perché lì abbiamo i due catalizzatori dello scarico, potrebbero cuocere la gomma, delle figate estreme. Il motore che muove questo AJL è il 3006 V6 benzina da 285 cavalli, lo stesso del JK, ma con un'erogazione totalmente migliorata. Con questo motore è abbinato anche il cambio ZF a 8 rapporti, che sfrutta sempre tutta la coppia, migliorando di molto le prestazioni del JL in ogni situazione. Per ridurre il peso ed i consumi, alcuni componenti come le portiere, le cerniere, il cofano, i parafanghi ed il telaio del parabrezza sono realizzati in alluminio ad alta resistenza, mentre altre parti della carrozzeria, come il portellone posteriore, sono in magnesio. Il preparatore ROX ha subito messo le mani su questo mezzo, rialzandolo di 2 cm e sostituendo il treno di gomme originale da 33 pollici con uno da 35. Un'altra modifica sostanziale è il paraurti anteriore, che adesso è stato sostituito con uno della loro gamma per uso gravoso. E adesso è arrivato il momento dell'azione, come al solito mucche, prati e cancelli. Oh, sportello! Perché dici che arriva fino laggiù? Il JL si conferma un vero fuoristrada superando il JK in ogni frangente, grazie soprattutto al miglior lavoro svolto dalle sospensioni che copiano il terreno alla perfezione. Ovviamente risulta di fondamentale aiuto la dotazione di serie della Rubicon, che include il rapporto di riduzione delle marce di 4 a 1, differenziali anteriori e posteriori bloccabili elettricamente, barra antirollio scollegabile elettricamente. Nonostante il passo lungo e l'altezza da terra, il JL resta il fuoristrada di serie più capace in vendita nel mercato europeo. Anche gli interni sono stati rinnovati, i materiali sono di buona qualità, robusti e lavabili. Tutti i comandi, le prese di ricarica e di connessione sono raggruppate al centro della plancia e facilmente raggiungibili. L'avviamento a pulsante è di serie, è presente anche il sistema U-Connect di quarta generazione ed anche un bellissimo inclinometro. Nella zona posteriore i passeggeri possono sedersi comodamente grazie all'aumento del passo di 6,2 cm. Io sono alto 2 metri, ero a fianco al guidatore e guardate quanto spazio resta! Su strada il nuovo JL si dimostra ancora una volta superiore rispetto al suo predecessore. Il motore, con la nuova mappatura, è l'eroe che il Wrangler si meritava e di cui aveva bisogno. Il cambio ZF a 8 rapporti è la spalla migliore che potesse avere. Sempre pronto con la marcia giusta riesce ad assistere il V6 ad ogni regime.
Con la nuova geometria delle sospensioni e la taratura un po' più rigida, il rollio e il beccheggio sono diminuiti drasticamente, senza compromettere il comfort. Ora è possibile guidare in tutta sicurezza anche sul bagnato a velocità elevate. Lo sterzo è più diretto e la frenata è stata potenziata adottando dischi più grandi e pinze anteriori a doppio pistoncino. Bene, e con il JL che corre sui sassi è il momento di salutarci. A noi questa nuova Jeep è piaciuta tanto, e a voi? Fatecelo sapere, mettete like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!